Amici carissimi, bentrovati. Ancora una volta un appuntamento con Piazza del Popolo in rete, una rubrica che sta riscuotendo molto successo, che viene ovviamente organizzata e prodotta da Manfredonia TV con la regia di Andrea Colaianni. Abbiamo per la prima volta, credo di essere il primo in assoluto ad effettuare questa intervista, una giornalista locale. Di giornalisti ce ne sono già stati altri in occasioni precedenti, però la nostra ospite è credo la prima volta che sia davvero nostra ospite, per cui saluto con molto piacere Anna Maria Vitulano. Beh, grazie, grazie per questa ospitata. Sono molto contenta di essere qui, Vincenzo. Bene, grazie ad Anna Maria Vitulano per essere qui in trasmissione in Piazza del Popolo in rete. Con lei vorremmo parlare un po' del suo impegno come giornalista e ovviamente parlare di questa città che si appresta a rimettersi in moto e soprattutto si appresta a vivere nella speranza che ciò accada e che soprattutto vi sia il momento giusto per ripartire. Dobbiamo semplicemente ricordarci che è una città come tante altre che vive di turismo e necessariamente deve ripartire. Per cui parleremo anche di quelli che sono gli aspetti economici, di quelli che sono gli aspetti sociali e politici che ha vissuto e vive la città di Manfredonia. Però dobbiamo chiedere ad Anna Maria soprattutto come nasce l'interesse per il giornalismo, perché non sei una giornalista che è arrivata così da poco, ma da tanto, tantissimo tempo che svolgi questa attività. Tutti ti conoscono come corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno, però sappiamo benissimo che hai avuto tante altre collaborazioni. Allora, sì, credo di essere stata comunque la prima al femminile ad essersi iscritta all'albo dei giornalisti. Io se sono iscritta dal 1994, ho questo bollino nella mia raccolta del tesserino. Questo primo bollino fino appunto adesso, sono 26 anni. Se calcoliamo anche i 2 anni precedenti di attività, di praticantato praticamente, insomma gli anni cominciano a sfiorare i 30, si comincia a sfiorare i 30. Io non immaginavo comunque di dover fare la giornalista come mestiere, come professione, assolutamente no, mi ci sono ritrovata per caso. Forse posso dire che ho cominciato a fare giornalismo in radio, nel senso che sono stata avvicinata perché io potessi condurre dei programmi radiofonici, perché c'era una persona che aveva il direttore di una radio che cercava appunto speaker che non avessero la cadenza, l'influenza dialettale, per cui un amico comune mi portò appunto presso questa stazione radiofonica perché io conoscessi questa persona e cominciassi a lavorare. E quindi ho cominciato come speaker e poi sono cominciate le prime collaborazioni, diciamo, giornalistiche e poi da lì la cosa ha preso appunto sempre di più una piega giornalistica. In quel periodo ho anche cominciato una collaborazione con la carta stampata, con un quotidiano che non era la Gazzetta all'epoca, ma era il quotidiano Roma, una bellissima esperienza che tra l'altro ho condiviso proprio tra gli altri con Vincenzo Di Staso, un quotidiano che stava espandendosi, una testata storica di Napoli, che viene per importanza subito dopo il Mattino, che fu acquisita da un imprenditore, e questo imprenditore era Casillo, il patron anche del Foggia Calcio.
che gli aveva dato un impulso notevole, per cui dopo aver creato la redazione a Salerno, guidata dal nostro Tommaso D'Angelo, mandò appunto in avanscoperta a Foggia Tommaso D'Angelo, che creò una bellissima redazione. E quando poi fu travolto Casillo da questioni giudiziarie, un po' come sta accadendo purtroppo dopo tanti anni anche alla Gazzetta, e poi vi spiego meglio perché, la testata venne congelata proprio mentre stava Casillo per attivare anche la redazione a Bari. E quindi veramente all'epoca credo che la Gazzetta del Mezzogiorno non avesse le pagine compartimentate per territorio come poi le ha avute e le sta avendo, insomma, ormai da tanti anni. Quindi è stata una bellissima esperienza, quella che mi ha immesso nel mondo del giornalismo. E poi io ho completato i miei 2 anni di praticantato anche con l'esperienza del giornalismo televisivo, perché avevo una collaborazione con Teleblu di Foggia, per cui facevo anche queste interviste, questi servizi da Manfredonia. Poi è continuata anche, è ripresa di nuovo quella radiofonica, perché sono stata anche corrispondente di diverse testate giornalistiche radiofoniche, tra cui quella del gruppo Kiss Kiss di Napoli. E qui questa collaborazione, che è durata diversi anni, è cominciata quando, dopo aver avuto mia figlia, ho cominciato a scrivere anche per la Gazzetta. Quindi la Gazzetta è stata comunque una tappa importante. È molto importante, assolutamente importante. Ha segnato, se vogliamo, anche il mio ritorno a fare giornalismo. E sono stata contattata proprio perché la Gazzetta stava creando una rete di collaboratori per le pagine appunto territoriali. Quindi sono stata contattata dalla Gazzetta, ho fatto un colloquio, un po' anche qui un aneddoto ci sarebbe, perché insomma qualcuno mi ha detto, in quel di Foggia, dice: ma lei come pensa di fare la giornalista con un bambino piccolo? In realtà avevo una bambina che aveva un anno e mezzo, due, insomma, un po' si era aveva preso questa piega, insomma, che non mi piaceva, per cui tagliai la testa al toro, dicendo che sarebbero stati appunto problemi organizzativi miei, eventualmente si fossero creati. E che dire, così insomma è continuato e continua da 28 anni, insomma, questa cosa. Quindi 28 anni dedicati al giornalismo, una vita. A questo punto, come è organizzata la tua giornata come corrispondente, come giornalista? Perché io so che sei molto impegnata, soprattutto nelle ore della mattina e fino al primo pomeriggio, sei molto impegnata proprio per questo contatto diretto con la redazione di Foggia. Beh sì, i giornali, adesso ci sono quasi tutte le testate giornalistiche che sono diventate, stanno diventando o sono affiancate da quelle online, e quindi dove tra l'altro la pubblicazione della notizia è molto più veloce, esageratamente più veloce, mentre con la carta stampata i tempi sono molto più lunghi e alcuni giornali diventano più occasione di riflessione, di approfondimento della notizia, che viene appunto ampliata e presa da altri punti di vista. Per fare questo c'è bisogno, almeno i tempi insomma che noi rispettiamo sono quelli appunto del mattino fino al pomeriggio, per consegnare i pezzi, ovviamente utilizzando gli strumenti anche noi, insomma, tecnologici, perché siamo stati antesignani sotto l'aspetto dello smart working, no? Perché noi lavoriamo da remoto da sempre, chiaramente siamo fuori, siamo sulla notizia quando c'è da seguire la notizia, di qualsiasi tipo essa e di colore sia, ma poi il nostro lavoro viene svolto a casa, quindi abbiamo lavorato da sempre in modalità smart working. E, che dire, sì, quindi un impegno che concentrato molto la mattina, quindi si trascurano tutta una serie di altre cose per poter poi
svolgere bene questo lavoro. Ed è un'esperienza intanto che non finisce mai di insegnarti qualcosa, assolutamente. È un lavoro, una professione che mi ha permesso di conoscere la città, di conoscere il territorio, di conoscere la gente, di conoscere tante storie che potrebbero anche, perché no, diventare anche spunto per un libro. Io ogni tanto ci penso al fatto che non abbia ancora scritto qualcosa, scritto un libro. E quindi di conoscere tanti aspetti, la città sotto tanti punti di vista, quindi lavorativi, sindacali, amministrativi, politici, sociali, eccetera. Beh, sì, c'è tanto lavoro. Lavoro che porta qualche volta anche ad ottenere qualche soddisfazione. Mi aspetto che tu possa ricordare qualcosa che ti ha dato tanta soddisfazione nel corso di questi anni. Noi sappiamo benissimo che fare il giornalista in una città di provincia come Manfredonia non porta grossi guadagni, anzi molto spesso è il contrario. Però soddisfazioni ce ne sono sicuramente, soprattutto per chi ama questo mestiere, ama questa professione, soprattutto per chi è legato al giornalismo in maniera viscerale, se vogliamo, perché tu hai parlato della tua collaborazione precedente a livello radiofonico, a livello televisivo. Ecco, sono state praticamente sviluppate da parte tua un po' tutte le tappe della comunicazione, se vogliamo. Qualche bella soddisfazione, Anna Maria? Ma intanto le attestazioni di stima ci sono sempre state, nel senso che la bravura, però intesa non perché uno deve saper scrivere in maniera pomposa o deve riempire gli articoli di citazioni, la bravura nel saper stare sulla notizia, nel modo di trattare anche la notizia, nella presenza è stata sempre riconosciuta. Io forse per il mio un bel riconoscimento è stata la Polaris che mi ha consegnato il Rotary. È un riconoscimento molto importante che viene dato a professionisti che hanno dato prova, dimostrazione di aver contribuito anche alla crescita, no, del territorio in cui è inserito. E quindi questo mi è stato riconosciuto dal Rotary. Sì, questo è uno dei più recenti, tra l'altro, ricordi che ho di questo. Poi voglio dire, forse anche il mio modo anche di saper stare con un microfono in mano davanti ad una telecamera mi hanno consentito poi di essere anche stata chiamata per la conduzione di manifestazioni, di spettacoli. Ricordo con molto piacere, tra l'altro mi fu proposta il giorno prima per il giorno dopo la presentazione insieme a Tiberio Timperi di una edizione del premio Re Manfredi, che sono tutte cose che veramente ti aiutano a maturare, non dico a crescere, perché quando cominci a fare questa professione sei già abbastanza grandicello, però che ti aiutano a maturare, a riempirti tanto di tante cose. Beh, è vero, posso confermarlo. Tante soddisfazioni, però a volte ci sono anche le delusioni. Io ritengo che chi svolga una professione come giornalista potrebbe ottenere a volte la gratificazione attraverso la collaborazione con gli enti pubblici, potrebbe ottenere gratificazione attraverso un rapporto diretto con le istituzioni, però vedo che nel tuo curriculum non vi è mai, eppure sei una delle giornaliste più accreditate di Manfredonia, non vi è mai stata una collaborazione con l'ente pubblico Città di Manfredonia. Perché?
Ecco, questa è una domanda, ma neanche a trabocchetto, insomma, una trappoletta però è. Allora, grazie Vincenzo per avermi fatto questa domanda, comunque a prescindere, perché mi dà la possibilità di chiarire anche alcuni aspetti. Intanto, io ho visto diversi, chiamiamoli colleghi, molti lo sono diventati dopo aver fatto questa esperienza, qualcuno lo è sicuramente diventato dopo, che si sono diciamo introdotti nell'ambito della gestione di un ufficio stampa, a mio avviso anche senza avere né titoli e forse neanche l'esperienza adatta. Io però, a parte un avvicinamento che c'è stato e un inizio di collaborazione che c'è stato nel 94, quando fu nominato sindaco, fu eletto sindaco Peppino Dicembrino, lui mi conosceva, mi stimava e mi volle. Forse sarebbe stata la prima volta che nell'ente comunale entrava questa figura, la figura dell'addetto stampa. Allora, intanto tutti quelli che sono venuti dopo in realtà non si sono fregiati di questo titolo, alcuni non potevano proprio farlo perché per essere addetti stampa di un ente della pubblica amministrazione bisogna essere iscritti all'ordine dei giornalisti e quindi insomma, su questo, tant'è che aggirava l'ostacolo, ritengo, diventando o venendo assorbiti da una sorta di staff di collaboratori del primo cittadino o di un ufficio del sindaco, del gabinetto del sindaco. Adesso non entro nel merito, però voglio dire, sulla carta, arbitrariamente, magari qualcuno ha pure scritto addetto stampa, quando non si poteva fare. Allora, io però, c'è anche un'altra cosa da dire, caro Vincenzo e carissimi tutti che mi state ascoltando. È un po' difficile fare l'addetto stampa. L'addetto stampa deve ossequiare le scelte della pubblica amministrazione. Comunque io mi auguro che chi ha svolto questo compito abbia preso il meglio, insomma, da quello che può offrire, perché la pubblica amministrazione, da questo punto di vista della comunicazione, della gestione della stampa, dei rapporti con i mass media, dà molto, veramente tanto. Il giornalista molto spesso è anche lo specchio, il riflesso di quello che accade in città, perché quello che accade in città viene in qualche maniera testimoniato dal giornalista. Manfredonia, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, deve praticamente ripartire, perché dal punto di vista sociale sappiamo quanto sia difficile la vita in una città in cui manca il lavoro, mancano i riferimenti e molto spesso tante persone sono anche abbandonate al loro destino. Dal punto di vista politico, perché non c'è in questo momento un'amministrazione civica, il comune, la gestione è commissariata, e poi dal punto di vista economico, una città che ha manifestato nel corso soprattutto degli ultimi anni delle situazioni di povertà che a volte è difficile anche descrivere. Vogliamo parlare un po' di questa nostra città, Anna Maria? Assolutamente sì, una città bella e non dico sfortunata, bella ma forse non la amiamo abbastanza, però è anche vero che per amare qualcosa devi avere uno spirito un po' forse meno gravato da sofferenze, piuttosto da problematiche, per cui l'approccio poi diverrebbe appunto molto più positivo, perché se penso ai giovani, per esempio, i ragazzi, no? Teenagers, quelli un po' più grandi, quelli dell'età degli studi universitari, se a questi giovani
non stiamo dando un esempio positivo, bello, di, è come il cane che si morde la coda, nel senso che se l'esempio è sbagliato, loro non fanno che, non possono far altro che replicare l'esempio sbagliato, perché non hanno stimoli positivi, non hanno anche non vedono la luce anche davanti a loro, perché in qualche modo noi, non solo qui a Manfredonia, in generale stiamo lasciando ai nostri figli e ai nostri poi nipoti insomma paesi, comunità che sono involute piuttosto che crescere in maniera bella. Allora, Manfredonia ha tante problematiche, e non problematiche anche che dipendono da una visione, adesso io non voglio fare assolutamente la maestra di nessuno e insegnare qualcosa a nessuno, però parlo dal punto di vista di quello che io ho registrato seguendo per esempio le vertenze di lavoro. Io sono stata una volta mandata fuori dall'Assindustria di Foggia perché mi imbucavo con alcuni imprenditori che nella zona di 46, quella che sta sulla strada statale per Foggia, cercavano di, e parlo praticamente di più di 20 anni fa, cercavano, quando è nato il contratto d'area, quindi a ridosso, pochi anni dopo l'avvio del contratto d'area, cercavano di una soluzione alle problematiche di un'area industriale che è stata industrializzata senza infrastrutture, ma dico senza infrastrutture, e molte di quelle infrastrutture, alcune di quelle infrastrutture mancano ancora adesso, cioè non esiste, in quell'area industriale non arriva ancora l'acqua, non c'è ancora la rete idrica di approvvigionamento dell'acqua, non ci sono le fognature, quindi si provvede con le fosse biologiche e quant'altro. La luce, l'elettrificazione esisteva quella esterna, quindi pali, fili, ma non quella dei sottoservizi. La stessa cosa dicasi anche per la telefonia, quindi grossi grossi disagi. E quindi allora io dico, una visione vera non c'è stata, perché dare l'ok all'insediamento, faccio un esempio, di industrie che dovevano, industrie della filiera del tessile, senza che ci fosse l'acqua, senza che potesse arrivare l'acqua, insomma io la vedo molto difficile, tant'è che quella filiera è scomparsa, è letteralmente scomparsa, e ce n'erano diverse aziende che alcune hanno aperto per qualche tempo e poi hanno chiuso. Quindi esperienze industriali che non sono andate mai bene. Dal mio punto di vista, la seconda esperienza industriale, quella della reindustrializzazione dopo la crisi che si è aperta con la chiusura dell'ANIC, ex Enichem Agricoltura, è stata peggiore di quella precedente, insomma. Nel picco massimo di posti di lavoro creati ha toccato, credo, ha sfiorato i 1700. Se immaginiamo che l'Enichem ne aveva tanti di dipendenti diretti e altrettanti di quelli dell'indotto che girava intorno all'Enichem. Quindi, tra l'altro, questo è stato un picco massimo che poi è imploso, perché anche il controllo è venuto meno, per cui le aziende hanno fatto quello che dovevano fare, è vero, tranne rarissime eccezioni, hanno rispettato i vincoli che avevano per un tot numero di anni, pochi, e poi hanno dismesso, hanno delocalizzato, sono andati via, insomma hanno sfruttato una serie di vantaggi che portava con sé il contratto d'aria. Allora, una città, e ci sono di esempi virtuosi in tutta Italia, una città, noi non siamo fortunati da questo punto di vista, una città che parla molto a tutti i livelli, che non ha però una visione, non ha mai avuto una visione
spassionata anche dal punto di vista politico, perché prima i politici che andavano, i sindaci, e correggimi se sbaglio Vincenzo, sì, qualche sindaco del passato forse ci ha rimesso anche dei soldi, ma parlo insomma di qualche decennio fa, si dava moltissimo, insomma anche a livello di amministrazione locale, quindi di politica a livello locale, i valori forse sono cambiati. Allora, in un contesto di questo tipo, dove il lavoro che il sogno del lavoro che si è rivelato tale ma non reale, e quindi si sono creati anche tanti disoccupati, tante situazioni malate, famiglie che avevano investito nella casa, nella macchina o piuttosto negli studi universitari dei figli, che hanno dovuto assolutamente ridimensionare e rivedere tutto. Io, e non sono cose campanarie, io ho conosciuto un ragazzo, avrà avuto 20, 28 anni, 30 anni insomma, sposato con uno o due figli bambini, che tra l'altro era in casa in affitto fortunatamente, che ha perso il posto di lavoro in una di queste fabbriche che hanno chiuso del contratto d'area, e che è stato per oltre un anno senza la possibilità di pagare l'affitto di casa. Lo so perché conosco le persone che sono subentrate in questa casa, dove la coppia che si è divisa, cioè lei è andata a casa dei suoi, lui a casa dei suoi, si è smembrata una famiglia e hanno dovuto vendere i mobili, un po' del mobilio che avevano acquistato per questa casa, fortunatamente non acquistata, quindi non è stato contratto un mutuo, non è stato acceso un mutuo per questa casa, però insomma un sogno veramente crollato. Allora, che umore possono avere tanti giovani che non vedono qui prospettive, che vedono anche intorno a loro tanta involuzione anche nell'educazione, che non hanno un buon riferimento anche all'interno delle famiglie, dove anche qui insomma Manfredonia soffre di deleghe, cioè la famiglia troppo spesso delega alla scuola, delega all'oratorio, delega all'associazione sportiva, delega ad altri, delega ai nonni, delega insomma ad altri, quelli che invece sono dei compiti che dovrebbe svolgere. Quindi vogliamo a questo punto dire grazie anche alla famiglia o ai nonni, che sono i veri e propri ammortizzatori sociali in un contesto economico così depauperato come quello di Manfredonia. Il vuoto politico che si è creato con questa gestione di tipo commissariale, che è iniziata per altri motivi, poi è continuata perché vi è stata la decisione del ministro degli interni di commissariare Manfredonia anche per infiltrazioni. Io vorrei chiedere proprio a te se c'è anche da questo punto di vista la possibilità di coprire un vuoto politico che si è venuto a creare. Allora, mi auguro proprio di sì. Io sono una persona che non perde la speranza, e anche qui Vincenzo correggimi se sbaglio, cioè voglio dire, forse insomma una certa positività e tensione al positivo ce l'ho, quindi mi piace pensare davvero ci sarebbero tutte i numeri, le condizioni per dire di gettare la spugna, no? Però mi piace pensare positivo. È chiaro che l'amministrazione comunale adesso affidata prima ad un solo commissario, perché era stato nominato per le dimissioni non ritirate del sindaco, quindi lo scioglimento del consiglio comunale, ma poi supportato da altri due commissari quando c'è stato e subentrato anche lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, quindi
sono comunque degli amministratori pro tempore che hanno tra l'altro ereditato una situazione che non è poi così facile da gestire, dove io penso che non si possano poi fare grandi cose. Io penso che da parte dei commissari forse una maggiore attenzione anche in termini di presenza, di vicinanza ci possa essere, cioè amministrare anche in maniera pro tempore una città solo con atti amministrativi, con delibere potrebbe non bastare, anche perché il tempo è piuttosto lungo quello che ci aspetta fino alle prossime amministrative. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose ha dilatato questo tempo. Non è escluso che si vada quindi a 2 anni dallo scioglimento, è tanto tempo che potrebbe essere anche sfruttato magari con suggerimenti, chissà, magari che possono venire anche dalla popolazione o dalle associazioni, da chi ha operato all'interno della nostra città, facendo appunto sapere a queste persone, ai prefetti, segnalando e dando suggerimenti. E quindi non credo che abbiano, insomma, tutta questa libertà anche di gestire economicamente, di mettere mano alle casse, perché tra l'altro noi siamo in una situazione, diciamo, il Consiglio si è sciolto con un debito che è stato indicato, per il quale è stato fatto un piano di rientro, che è stato indicato, calcolato in qualche maniera in 13 milioni di euro. Pare invece che questi milioni siano a 3 volte tanto e che quindi insomma veramente non è possibile, anzi forse si dovrà mettere mano nelle tasche dei contribuenti di Manfredonia, se questa è realmente l'eredità che abbiamo, insomma. Beh, è un'eredità triste a questo punto. Siamo... No, non volevo finire certo con il magone. Certo, vabbè, ma noi intanto iniziamo di nuovo a sorridere, perché dobbiamo auspicare necessariamente la ripresa per questa città. Però convengo con te, una partecipazione un po' più attiva da parte dei commissari ci dovrebbe essere in una città che molto spesso è assente anche dal punto di vista comunicativo. Esatto, allora io rubo un minuto, sì, certo, soltanto per dire una cosa, ecco. Parlavo prima di persone che si propongono o che propongono, che danno suggerimenti perché sono del posto, e tra l'altro in questo caso persone che svolgono anche dei compiti istituzionali molto importanti, come per esempio l'onorevole Antonio Tasso, il quale sta svolgendo il suo mandato. Io mi sento, allora, tu dici, parlavi prima di collaborazioni istituzionali, in realtà l'onorevole Tasso ha voluto che io gli dessi una mano sotto il profilo della comunicazione. Non facciamo grandi cose, però le mie competenze gli sono piaciute, per cui mi ha chiesto appunto di dargli una mano. Io ricambio la cortesia, perché vedo in lui una delle poche persone che si stanno realmente spendendo per questa città, per questo territorio, e devo dire un po' per tutta la Capitanata, perché io l'ho seguito anche in eventi che hanno coinvolto la Daunia e il Gargano, che poi si sono interrotte per le vicende che tutti conosciamo. Allora, ecco, persone come lui, io dico che ce ne dovrebbero essere altre. Io credo che ce ne sono, magari non sono parlamentari, però hanno qualcosa da dire e da dare. Siccome noi abbiamo una città dove c'è molto da riprendere in mano, da ricostruire, allora mi piace concludere con questo invito proprio collettivo e alla collettività. Bene, abbiamo a questo punto concluso. Ovviamente
ringraziamo Anna Maria, che tra l'altro ha promesso di essere anche un po' più presente con Manfredonia TV, con qualche saltuaria collaborazione o addirittura con qualche collaborazione più diretta. Mi piacerebbe, sarebbe un ritorno anche alle origini, perché appunto io ho iniziato facendo radio e anche servizi giornalistici per una televisione di Foggia. Beh, allora è stato detto, abbiamo la testimonianza e chiaramente quello che è stato detto direttamente in questa trasmissione. Anna Maria, grazie per questa presenza, grazie per questa partecipazione. Grazie a voi e a presto. Bene, ringraziamo Anna Maria Vitulano, giornalista di Manfredonia, corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno, per questa bella intervista rilasciata, e ovviamente noi non dobbiamo fare altro che ringraziare e salutare coloro che sono stati attenti e in contatto con noi, e ovviamente aggiungere arrivederci alla prossima volta.